Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale di Boyz. Quest'oggi abbiamo Mattia Barzi che ha fatto top 8 nazionale italiana 2023. In esclusiva l'uomo pianta. In esclusiva. Anche nel back, sempre lui in top 8 all'intervista. Con l'avvocato Genis Loci. E a mucchi istantanei. 100%. Passiamo alla lista. Allora, tre per di mio figlio, è un seme, letteralmente. Di che non consigli questo mazzo in inverno perché non germina bene. No, infatti ho fatto top 8 solo perché la stagione era propizia e quindi... Avversari allergici al polline poi, cioè stuprati quelli. Sì. One card full combo, nulla da dire. Il gemello storto, li vogliamo bene lo stesso. Momo. Sì, è forte nel mazzo. In top l'ho pescato due volte, vabbè. Spiace. Il Jolly, beh, qualsiasi carta nel tuo mazzo, cioè qualsiasi mostro. E non giocarlo ti toglie delle linee sotto draw, sotto shift. Ma tanto siete scarsi, non le sapete, c'è solo lui queste linee qua. Oppure se parti solo di ricca, ti porti questo facendo tre mostri, tributi Gelsomino e fai combo con il Sanavan. Ho provato a cattarlo in testing, ma infattibile. Due petali, perché troppe normal, poi rischi di vederne troppe e fa schifo, basicamente. Poi due perché comunque torna sempre e non te ne servono tre. Tre della figlia. Vabbè. Ogni engine non esce forte, non esce scarsa. E mono dell'altra figlia storpia. Vabbè, se giochi a due questa e non sai giocare il mazzo, cioè vuol dire che la cerchi troppo. Invece, cioè, gran parte delle volte per la combo non la usi neanche. Vuoi tenertela nel mazzo per turno 2 tributargli qualcosa e dare 2. E questa è veramente troppo forte, è un extender. Te ne servono 3, la vuoi vedere. Due della moglie, cerca Concon, che è la carta più forte del mazzo, e sì, ha due perché ci sta. Troppe femmine, se no. Mono amante. 15 euro. Sì. Non sono monogamo. Spero che... Il ragazzo non me lo ha. Spero che mia moglie non veda mai questo video, però un po' improbabile, ma... Manderemo il link. Un saluto comunque. Un saluto. Tre della carta, è fortissima sia going first going second. Una volta che l'hai messa giù sei tranquillo e devono togliertela per forza. Troppo forte questa carta. Tre moda abbastanza standard, cioè partirci fa schifo ma te ne servono non tre. Male moda Concon come partenza, sì, rispettavo sì. Soprattutto going second. Ecco, ti butto uno a due. Mono lastra, tieni dentro anche Queen Second, è un meno 2 all'oppo di mostro, cioè anche contro Castira fortissimo. E non molti sanno che puoi anche non tributare, targettare solo un mostro all'oppo e lasciarglielo lì, e contro Castira ti dirò. È proprio male. Mono Sowing, cioè la combo la volevo fare una volta e basta, e la partita era praticamente finita e ho cattato la seconda per giocare il mono 1-for-1 che con 3 unexpected die, 3 di loro e uno di questi sono 8 carte che fanno full combo, quindi è abbastanza stabile. Che schifo la normal. Sì, esatto. Fare full combo senza normal. C'è una Flander. E poi comunque se parti senza usare la normal giochi molto più facilmente sotto l'end. Quante volte l'hai vista? Di la verità. Tantissime. E che insieme a questa che è stata l'MVP del torneo veramente. Sono le tue carte per negare le entrap per fare full combo. Cioè se tu fai full combo e ti hanno anche tirato un entrap, quindi sono senza una carta, la partita è finita. Questa è fortissima anche going second contro matchup storpi tipo Despia, Labyrinth, Matmesh. E questa è stata veramente demoniaca. Cioè la gente, perdevo il dado, la gente mi faceva vai, io partivo di unexpected die, ash e tiravo questa.
Sì, già a tirare Ash su Unexpected Die, vabbè. Un saluto. Vabbè, piccoli insight nel canale degli insight. A chi sa. I ragazzi che vogliono perdere ancora prima che facciamo. O comunque anche sì, negare di Nibiru, qualsiasi cosa. E i target di questa erano due Nibiru. È fortissimo anche contro Kashtira, questo risolve, cioè risolverà le partite da solo, non faceva lockare. Due Ash, perché se la gente che ti trovi davanti sa come giocare contro questo mazzo, cosa che è molto difficile, ti tirano Ash sulla spell e vuoi che ammucchi. Non ammucchi, dai, però vuoi negarla di questo con questa mucca. E poi anche Despi è un mazzo, purtroppo è un mazzo e... Vabbè, andava giocato. Vabbè, burattino non è più una carta, quindi Despi è tornato a non essere più un mazzo. Due Droll, Super Eevee, o comunque vuoi negarlo di Tossaul. Due Perma, è forte contro tutto più o meno, cioè forte. Era decente contro tutto. Era più generica. E potevi anche pescarla di sesta, era comunque una buona carta, anche farlo su Arise, forte. Due Book, perché contro Kashtira è FTK se vai primo, è forte se vai secondo. Essendo Kashtira il miglior mazzo del torneo, diciamo, molta gente minava questi, quindi cross out diventava forte anche con in second, ti facevano Book e tu facevi cross out su. E questo era il main. 40 carte, perché un gioco a più di 40 carte nemmeno con una pistola puntata alla testa. Soprattutto un mazzo combo. Side un po' esotica. E qui c'è la spezia. Il terzo Droll, rigorosamente gold. Brutto in culo. Il terzo Nibiru, fortissimo. La terza Ash, per Despia o ste porcate qua, Labyrinth. E i preset sono finiti. Due Trust, che andavano a cercare molte carte nel tuo mazzo. Una era Spolverino, se andavi secondo, soprattutto contro porcherie tipo Labyrinth, sta roba c'è qua. Poi tre Ivelis, se vai secondo contro Kashtira, contro tutto in realtà. Se andavi prima, si davi due di queste e una di queste, era come giocarne tre. O comunque questa ti poteva settare qualsiasi cosa, quindi era un po' più versatile. Poi comunque se non ti ritrasta, non ti sei preso, entra, triste non so. E questa dice, tributa un'acqua, guarda la mano, a pointer gratis che fa triggerare estrema. L'ho tirato penso a turno 10 e l'Opa era partito con una mano clamorosa. Se non avessi avuto questa ero su un altro pianeta, su una merda. Tre Bell per Labyrinth, per Despia, era decente anche contro Super Eevee per negargli il Link. Purtroppo Despia era un mazzo, ci ho perso in top 8. Finiva il burattino. Una cosa clamorosa. Burattino di crash out. Esatto, dovevo giocare il burattino, così lo dichiaravo di crash out. Herald, un altro target. Vabbè, una carta che punta devi giocarla. Ogni mazzo di lui. Beh, ce n'è un'altra di carta che punta. Però. È uno di punta al ferro. Punta al ferro, vai. Beh, lui era per i gatti, in realtà l'ho tirato solo contro Kashtira, però è forte anche contro Kashtira. E mono, auto, porcherie varie, skill rain, queste roba cose, cercabile. E questa è porcherie. Boh, extra. Tre alberelli. Niente da dire, devi giocarne tre. Vabbè, l'extra è abbastanza, cioè quello è ormai. È standard. Due healer. Questa è forte a time, no, non posso dirlo, sennò la Konami mi banna. Troppo tardi. Peccato. Giochi, non hai mai vinto il time. Non ho mai vinto il time. Dichiarazione ufficiale. Non è vero. mono thrasher per OTK appare. Ho fatto una volta la combo per OTK appare in top contro Labyrinth. Forte, cioè un Link 1 che va a 4000 di attacco a casa.
Gran Maggio. Due Gelsomino, Addo 1, Evoco 1. Addo 2, Evoco 1. Sì, Addo 2, va bene, ok, se faccio la combo grossa. Boh, anche un altro effetto segreto che rende lei, leggetevelo, lei è i mostri indistruttibili in battle, la gente non lo sa. Piano B, la speranza. Un segno della croce questa carta. Può farti vincere la partita come... Ma quando itta itta petalo muda. Bocciolo muda. Boh, un interruption in più, un Balenciaga, sì. Fa cagare contro... Balenciaga. Fa cagare un po' contro Kashtira, però... Due Strenna, c'è molto da dire. La best interruzione, secondo noi. Un Ipiriton, vabbè, scarsetto, però... Standard. Devi portarlo, è la best. Purtroppo in questo extra non c'è molto spazio, però questo è. Vabbè, e basta. Ringraziamenti. Ringrazio, vabbè, i D-Boys, tutti i miei amici che sono venuti con me a Lazio, tutti coloro che mi hanno prestato le carte, Domiero, Artusi, Lello che mi ha prestato una carta di Artusi. Schiliscio. Salutiamo anche i nostri amici di Top Cut e Bioactive System. Nostro amico Sabini, best Despia player. Ci ha regalato un sogno, di chi del burattino. Ma se volete un terrario, il numero uno. Instagram, Bioactive System. Salutiamo Magic Warrior, Silea e Mestre, per permetterci di giocare in questo negozio. Il posto in cui è stato picchiato che ti ha reso il giocatore che sei. E boh, basta, chi devo salutare? Boh, saluto la Massoreta. Ringrazio la tua famiglia che ha sempre creduto in te. La mia famiglia non sapeva neanche che era a Bologna. Ringraziamo... Vabbè, quel personaggio... Kazuki Takahashi. No, vai, passa l'anima sua. Questo è il mio cosplay e... Basta. Pensavi di fare il top? Sì. Perfetto. No, il piano, è confermato. Il piano era vincere Lazio per andare all'Europeo, però mi sa che... Deluso da questa top. Deluso da questa top. Un burattino dalla vittoria. Un burattino dalla vittoria. Vedete un burattino da questo ragazzo, come può strapparlo in felicità. Spero che esca Ultimate, così posso sbrigare un'altra carta. E ci vediamo alla prossima top da 2-3 anni. Sì, più o meno. Boh, oppure all'Europeo. Oppure all'Europeo. Di due anni. Va bene. Ciao ragazzi.